Ieri ho fatto un sondaggio su Instagram e ho scoperto che circa l'80% delle persone non conosce la differenza tra yoga e Pilates. Sono Erika, insegnante certificata di Pilates Mathwork e sto studiando per diventare anche insegnante di Hatha Yoga. Spesso si pensa che fare yoga o Pilates equivalga a fare la stessa cosa. In realtà queste sono due discipline estremamente diverse, pur avendo dei punti di contatto tra di loro. La loro pratica integrata può dare una vera svolta alla tua vita. Ma quindi, che differenza c'è tra queste due? Lo yoga è nato migliaia di anni fa in India e si basa su tre colonne portanti: la meditazione, le asana, ovvero le posizioni, e i pranayama, particolari tipi di respirazione che stimolano la tua energia vitale. Questi tre elementi insieme agiscono non solo a livello fisico, migliorando la forza e l'elasticità dei muscoli, ma anche a livello psicologico, abbassando i livelli di stress, e a livello spirituale, migliorando la conoscenza e la consapevolezza di te stesso. Joseph Pilates aveva riconosciuto il potere curativo non solo a livello fisico, ma anche mentale e spirituale del suo metodo. Ma il suo scopo era prettamente riabilitativo. Lo scopo di una sessione di Pilates, infatti, è quello di rafforzare la muscolatura, tonificarla ed elasticizzarla a partire dai muscoli del centro del corpo, per rendere il corpo in movimento più leggero e consapevole. Pilates iniziò proprio riabilitando i militari feriti in guerra, ma il suo metodo fu talmente rivoluzionario che tutti quanti iniziarono a beneficiarne. Sicuramente il Pilates riprende alcune posizioni dello yoga e il lavoro importante sul respiro, e questi sono i due punti principali di contatto tra le due discipline. Io personalmente amo intrecciare questi due mondi all'interno delle mie lezioni, in modo tale da poter godere dei benefici del lavoro del Pilates sul centro del corpo, ma anche del lavoro di presa di consapevolezza di noi stesse, imparando a conoscere a livello più profondo che effetti hanno gli esercizi su di noi. Corpo, mente e spirito, infatti, sono un unico organismo che agisce in blocco, quindi andando a lavorare su uno di questi tre aspetti, per forza di cose andrai a influenzare anche gli altri due. Io spero che questo contenuto ti sia stato utile e se lo è stato, lasciami un like di supporto e segui.